Buonasera a tutti, grazie per la cosa che siete venuti fino a qua, perché tutti i guai che ci stanno partendo fino a qua. E io mi presento per chi non mi conosce, mi chiamo Claudio Sciara, sono di Ciampino. E da ragazzino mi pare mia madre mi portavano a casa al mare. C'avevo una casetta al mare, mi portavano tutti gli anni a passare la stagione lì al mare. E io mi ero fatto una bella comitiva d'amici. C'eravamo un sacco di amichetti così, abbiamo fatto la comitiva e giocavamo sempre a pallone sulla spiaggia, poi facevamo sempre gare di nuoto e io ero più bravo a andare sott'acqua, no? Facevamo le gare a andare sott'acqua e io vincevo sempre. E quindi tutti gli amici miei mi chiamavano sottomarino, no? Perché stavo sempre più sott'acqua che sopra, no? Poi ultimamente ho beccato uno dei quali comitiva dopo 20 anni, ci siamo ricordati i vecchi tempi. Se siamo ricordati, ti ricordi che giocavamo sempre, facevamo le gare di nuoto, che vincevo sempre io e mi chiamavano sottomarino. Questo mi guarda e mi fa, cioè, ma mica ti chiamavano sottomarino per quello. Dico, e perché? Cioè, non sei di Ciampino. Io vengo dalle navi da crociera. Facevo un intrattenimento sulle navi da crociera, quelle gigantesche, così. Poi è iniziata la crisi, mi hanno trasferito sui traghetti. I traghetti quelli da Civitavecchia Palermo, Civitavecchia Barcellona, Civitavecchia Olbia, Civitavecchia. Sì, perché ogni tanto partiamo proprio, non c'eravamo al tempo, stavamo là, passa il tempo. E su questi traghetti io c'avevo, dopo 6-7 mesi facevamo avanti e dietro, avanti e dietro, avanti e dietro tutti i giorni, tutti i giorni, un giorno di qua, un giorno di là. E mi aspettavo nelle ferie, 20 giorni, 25 giorni, dopo 6 mesi, 7 mesi. Allora potevo andare a casa io, a casa mia, però io la casa non ce l'avevo. Allora ritornavo a casa da mio padre e da mia madre. Casa di mio padre e di mia madre, bello, mia madre è tutta contenta quando arrivavo. Mi guardava, la prima cosa che mi diceva, sempre diceva mia madre, dice, è finita la crociera, quando è che va a lavorare? Invece mio padre sempre dice tutte le volte che mi vede, tu nella vita non mi hai dato mai una soddisfazione. Io sai, gli dico a mio padre, ma prima di nascere almeno una te l'ho data. Tornavo a casa, io a casa mia, bello, i genitori che ti vanno bene, tua madre che ti prepara da mangiare, ti arriva a letto, tutto bello e comodo. È bello, torno a casa, solo che a casa mia c'è il problema, che mio padre e mia madre hanno una mentalità quella di una volta, quella che si butta niente, si ripara tutto. E noi a casa mia siamo tutto vecchio. E ti pare a te che io per comprarmi una cosa nuova devo sfasciare prima quella vecchia, capito? E niente, a casa mia c'avevo ancora la bombola del gas, la camera da letto di mio padre e di mia madre è demogano, e poi il televisore è bianco e nero. La mia madre ha comprato i mondiali del 78, è sempre quello, non si è mai sfasciato, è sempre quello. E io ho detto a mio padre, papà, e compriamo un televisore nuovo, no? Ah, vedi, mo sono usciti questi nuovi, sono talmente belli, sembra proprio che stai lì. Mio padre mi guarda e mi fa, ma io voglio stare qui lì, ci voglio andare. E poi mia nonna, quando c'era mia nonna, un casino a casa, ma c'è tutte le volte le stesse cose, pure lei. Mi diceva sempre, t'avevo detto io di non lavarti i capelli con lo shampoo del discount. T'avevo detto io di mangiare di meno. T'avevo detto io di studiare. Io a mia nonna gli ho detto solo una cosa, che se ragazzi su a Roma campa 100 anni. È morto a 70. T'avevo detto io, no? Casino. E poi qua andavamo avanti che età, cioè sembra, ma andavamo avanti che età. Ne ho fatti 43 ieri, l'altro ieri. E qua tutti i giorni c'è un problema nuovo, eh? Problemi, dolori. Il
casino. Un giorno esco di casa, come esco di casa, un dolore. Dico, oh, fammi tornare a casa di corsa. Vado a casa, vado al bagno, un dolore. Allucinante. Dico, mo che è sto dolore? Dico, fammi andare dal dottore di famiglia. Vado dal suo dottore, tutto un po' imbarazzato. Dice, signor Sciara, mi dica che cosa c'ha? Che cosa c'ha, dottore? Dico, io dico, quando vado a fare la cacca, è il problema. C'è un dolore allucinante. Cioè, guarda, dice, guarda che sono tanti che hanno questi problemi, non ti credo che sei l'unico, eh? Dice, quindi devi fartene una ragione. E poi gli dico, guarda, dice, queste cose di solito sono emorroidi, dice, però io non è che te posso fare niente, devi andare dal proctologo. Da chi? Dal proctologo. Dal proctologo. E che vuol dire proctologo? Proctologo, non lo sai che vuol dire, Proctologo deriva dal greco, logos più procto. Logos è specialista. E procto, dottor? Procto è il bucio del culo. Mi sembrava aver capito. Dice, guarda, vai qui a Tor Vergata che c'è sta uno bravo. Questo è pure un amico mio, si chiama il dottor Taprobene, vedrai che vai da lui. No. Vai da lui che è bravissimo. Insomma, più appuntamento un mese prima, vado a Tor Vergata. Vado là, tutto imbarazzato, perché la vita dal proctologo. Arrivo lì, tutto imbarazzato, e vado in sala d'aspetto, io faccio il ticket, tutto, mi metto in sala d'aspetto e mi metto a sedere. Aspetto. Che vuoi fare in sala d'aspetto? Aspetto là. Allora, mi chiamo, signor Sciara, che cosa io? Dice, guarda, la seconda porta a sinistra c'è il dottore che l'aspetta. Insomma, io stavo imbarazzato perché qua le visite un po' di imbarazzo c'è sta. Arrivo lì, come entro dentro, che mi trovo 8 ragazzi del tirocinio dell'ospedale, 4 maschi e 4 femmine, più il dottore e l'infermiera. C'erano 10 persone dentro la stanza, c'avevo il pubblico, un po' come a voi stasera. Questo mi guarda tutto tranquillo, mi guarda, mi fa, dice, ah, buongiorno signor Sciara, che cosa c'ha? Dico, che c'ha? Tutto, c'ho un mal di denti. Allora, dico, guardi, dottore, dico, c'ho un problema, dico, io quando vado a fare la cacca sento un dolore allucinante. Cioè, allora, guardi, si abbassi i pantaloni con le mutande, si sdraghi qui sul lettino di traverso, bene, con le gambe a petto. Allora io stavo tutto col giubbetto e faceva freddo, mi inizio a levare il giubbetto per riflettere un attimo. Questo mi guarda, signor Sciara, non se deve spogliare tutto, se deve solo abbassare i pantaloni che le mutandine, se deve sdraiare qui sul lettino di traverso che le gambe. Oh, dottore, io un attimo di tregua, dico, sia calmo, dico, scusi l'imbarazzo, ma non è che tutti i giorni porta a far vedere il bucio del culo a mezza Roma. Io quindi un attimo di comprensione. Mi metto là sdraiato su sto lettino, questo mi inizia a visitare, ma faccio così, guardo una commessa lì, quando il tirocinio, dico, che c'ho? E questa mi fa, no, non ti preoccupare, non ti preoccupare. A un certo punto questo mi mette a visitare, mi fa, complimenti, complimenti! E dico, complimenti, grazie, dottore. E dico, di che? Diceva, lei ha delle belle raga di anali. Ah, come, raga, diciò. Ah, ma diceva mia nonna di mangiarmi le noccioline. No, queste sono raga di anali, non sono le noccioline, queste sono dei tagliucci all'interno dello sfintere. Dico, vabbè, che devo fare? Dice, si rivesta, si rivesta. Insomma, mi rivesto, dico, allora, dottore, qua, che devo fare? Sto grave, sono da operare. Dice, no, quale da operare? Dice, questa è una cosa abbastanza fatica. L'importante è che tu me l'hai retta a me. Cioè, guarda, io ti do sta crema, tu te la metti mattina, pomeriggio e sera e vedi che già stai meglio, però la cosa principale è che tu devi cambiare tipologia di cucina. La cucina. Signorina, lei a mi pare e mi madre, quelli manca il televisore vogliono cambiare. Figurato se cambia la cucina. Questo giorno mi squilla il telefono all'alba. Dico, ma mo che a quest'ora, ma non lo sanno che io all'ora di pranzo dormo. Dico, pronto? Pronto, là, sono Sandro. Oh, la sai, che c'è da dirmi così importante che svegliamo a quest'ora? Dice, senti, volevo andare a Magic Land a Valmontone, il parco giochi.
Magicland al parco. Ma che è il parco giochi di ragazzini, sa? Dico, ma che te sei impazzito? A 40 anni sonati mi devo portare al parco giochi di ragazzini. Ma tu stai proprio fuori di testa a sto periodo. E dai, là, e dai, e dai, là, e dai, e dai. Là. Dico, vabbè, dico, sto parco giochi, dico, io ci vengo, dico, sa, dico, però, basta che fa come l'altra settimana e mi ha detto, andiamo a giocare a calcetto, andiamo a giocare a calcetto, mi ha fatto preparare pure la borsa, e poi mi ha portato al pomeriggio, mi ha portato lì al bocciofilo, a giocare a bocce, mi ha fatto rimanere pure la sera a ballare la lambada con qua la daddona. Dico, quindi, datti una regolata. Scusa, dico, ma sto parco giochi quanto si paga? Dice 36 euro, 36 euro. Ma che te sei impazzito, sa? 36 euro. Ma 36 euro mi compro il divano a Mondo Convenienza. Dico, vabbè, sa, dico, ma 36 euro in due? Dice, no, da solo. Sa, ma che te sei impazzito, il parco giochi 36 euro. E dai, là, e dai, e dai, là, e dai. Là. Insomma, dico, vabbè, partivo. 36 euro il biglietto, 20 di benzina, 10 d'autostrada, 5 di parcheggio, e ci compravo tutto il salone. Insomma, arriviamo là, mi fa, dice, ah, guarda, dice, vedrai che si divertivano perché ci stanno un sacco di giochi pure per adulti. E poi ce ne sta uno che è spettacolare, cioè è proprio quello più bello di tutti, cioè ci partono da tutta Italia per venire a fare sto gioco si chiama O Shock, O Shock. Ma sa, O Shock, ma è tutto attaccato, sa? Dai, mi fa deficiente. No, giusto per sapere. Insomma, entriamo dentro il suo parco giochi. Come entriamo? Dice che fa? Ma andiamo direttamente allo shock o se famo un giro? Oh, qual è lo shock? Fammi riscaldare prima. Ma scusa, c'è sta il brucomela là, andiamo là. E voi ridete, il brucomela è pericoloso, eh. Un po' capi quando il bruco entra dentro la mela. Tutto buio, eh. Insomma, se famo un giretto là, così. A un certo punto usciamo fuori, vedo una fila di 2 km. Dico, ma che è qua la fila per i bagni? Dice, no, quella è quella la fila con lo shock. Quella è la fila con lo shock. Ma che sei matto? 2 ore di fila dobbiamo fare. Ma che te sei impazzito? Ma sa, alzo l'occhio così, che vedo. Ma sa, ma quello altro che shock. Ma quelle sono montagne russe, sa. Ma non vedi quanto sono alte? Sono più alte che papà. Ma che sei matto? Ma sa, ma io mica voglio morire, io voglio rivedere prima la Dardona. E poi, ma vedi quanto corre quel trenino? Ma vedi, va a 200 all'ora, ma io mi sono comprata la Dacia, quando la Dacia Dacia, te me l'ho portata su. Insomma, e dai, là, vabbè, insomma, io vabbè, andiamo a fare, ormai stiamo fino a qua, se mettiamo a fare queste 2 ore di fila, come arriviamo là? Ti infilano dentro sto trenino di 5 metri e mezzo, come si abbassa la sbarra della sicurezza, parte a cannone a 200 all'ora, tutto tempiato da Marmontone, arriva a Fiuggi, tutto tempiato, non ti fanno manco una bevuta, tutti i giri della morte, che assomigliavano alla Dardona. Arrivo tutto senza fiato, arrivo, tutti i ragazzini intorno, signore, signore, si deve alzare, tocca a noi, so, un attimo, io lo fate ripiare, oh. E che ne so, allora viene questo amico mio, Sandro, mi viene a riprendere, mi porta fuori, dico, so, ma che te sei impazzito, dice, no, vabbè, mo, rifiata un attimo, cioè, andiamo a un altro gioco che è ancora più bello, si chiama Mistica. È mistica, che è sto mistica? C'è la torre, quella di 70 metri che ti porta fino a 70 metri e poi ti lascia giù del porto. È mistica. Misticazio! E
E ultimamente mio cugino mi ha visto un po' giù, mi ha detto, diceva, oh, ma perché stai giù? Ah, così, c'è la fidanzata, dice, la fidanzata, dai, da tu andovai. C'è l'unico posto dove andare, a Cuba. Io perché a Cuba che? C'è a Cuba è fidanzata, a tua la trovi, sicuro. Quella lì non è come qua in Italia, che la fidanzata devi andare via a casa, devi aspettare 3 ore sotto casa, devi portare a cena fuori, la devi portare in giro, la devi portare all'Ikea. Là, vengono direttamente a casa tua. Allora, mi metto su internet, avevo il consiglio là da Ryanair, cerco un volo, un anno prima, 19,90 euro. Andate e ritorno. Faccio sto biglietto un anno prima, aspetto un anno, arrivo là, scendo d'aereo, come esco fuori dall'aeroporto, una caterva di donne. Tutte nude, là fa caldo, capito? Non è che stanno nude, stanno costume, gonnelline, fa caldo tutto l'anno. E stavano tutte con i cartelli in mano dei turisti, con i nomi dei turisti, Giovanni, Andrea, Antonio, Valentino, Emporio, Armani. E dico, ma una che c'ha il nome Claudio non ci sta. E non ci stava, solo che c'era una un po' di traverso, col cartello stava un po' di traverso, era bella, alta 2 metri, una figa. Guardo questa, ho detto, ma guarda, quasi quasi mi sa, come può vedere questo cartello? Vedevo la scritta finale, la parte finale del cartello c'era scritto Ino, io allora non so io. Invece questa si gira che c'era scritto Sottomarino. Faccio, ciao, come ti chiami? E questa mi fa, io mi chiamo Marcella, tu? Dico, io Claudio. Cioè, allora perché sei venuta da me? No, perché sottomarino sono io, non è il soprannome mio. Cioè, ti chiami sottomarino, e perché ti chiami sottomarino? Io no, è una storia vecchia. Cioè, no, no, dimmela, dimmela. No, vabbè, così, no, dimmela, dimmela. Ah, perché a Roma c'è stava il sindaco, dove abito io, c'era il sindaco che si chiamava Marino. E io facevo il vice sindaco, allora mi chiamavano Sottomarino. Allora sei ricco, c'hai i soldi? No, no, sto bene, insomma, sto in salute, normale. Dicevo, allora vamos, vamos, andamos, che c'è il taxi che ci spera. Spera che arriviamo, dove stiamo qua. Insomma, andava fuori all'aeroporto un taxi a Cuba. Non hai visto mai taxi a Cuba? Un po' capito. Una macchina del 15-18, tutta sgarrubata. Salgo su sto taxi e partiamo, questa mi porta a casa sua. Cioè io manca, cioè io manca, non conosco questa. Come arriviamo a casa sua? C'è qualcuno che ci ha Vabbè, c'era la casa tipo liquido, che è un posto proprio diroccato. E finestre di casa di questa tutte col cellophane. Dentro dentro non c'era un mobile, una sedia tutta rotta, un tavolino. Questa come entra mi presenta il padre e la madre. Io questa manca la conosco, mi presenta il padre e la madre. Fa, ah, questo è mio padre, questa è mia madre. Dico, piacere. E gli fa, questo è il mio novio. Novio. Proprio novio, novio, no, c'ho 43 anni. Io però mi riporto bene. Poi questa mi fa, no, perché adesso ci stanno anche i miei fratelli e i miei cugini. E guarda, amore, te li presento, questo è mio hermano, questo è mio cugino, questo è mio hermano e questo è mio cugino, questo è mio hermano, questo è mio sobrino, questo è mio hermano e questo è mio sobrino. Io ma tutti uomini, so. Dico, ma scusa, ma l'hermana non ce l'hai? Dice, sì, ermana, ce l'ho io, ce l'ho una. Ah, ce l'hai una. Dice, dove sta? Sta in Italia. Ah, sta in Italia, mia ermana. Brava. E con chi sta? Con chi sta? Cioè, sta in Italia, sta con l'italiano. Sta con l'italiano e sta casata con l'italiano. Ah, sta casata con l'italiano.
Bravo! Questo italiano com'è? Bravo, è bravo, è bravissimo lui! Lui pensa, aiuta metà famiglia con dinero! Ora serve altro italiano che aiuta altra famiglia con dinero! Ah, serve altro italiano! E la famiglia con dinero! Non so cantare, non so suonare, ma qualcosa vi devo dire, che mi piace e viaggiare, cantare e fare l'amore. Non mi interessa tanto il denaro, ma voglio la libertà di fare ciò che mi va. La vita è breve e domani proprio non si sa. La musica mi riempie la vita e va bene così. Invidia della gente che non approva le mie scelte. Sta solo a rosica, sta solo a rosica. Mi madre ha 40 anni, mi dice troppo spesso, ma quando vai a lavorare, te bossi in ammazza, almeno smetti di fumare. Mi madre ha 40 anni, mi dice troppo spesso, ma non te vuoi sposa, ma non te vuoi sposa, te vossi da massa, almeno smetti di fumare. Non so cantare, non so suonare, ma qualcosa devo pure fare, che mi piace per viaggiare, cantare e fare l'amore. Non mi interessa tanto il denaro, voglio la libertà, mi fratello ha 40 anni, una moglie e tre figli, e mi dice dove me ne vede, me renta lascia sta, ma chi te lo fa fa? Un mio amico ha 40 anni, due mogli e tre figli, divorziato da 7 anni. Il giudice gli ha detto che pure il cane ha da mantenere, che pure il cane ha da mantenere, e lui dice mannaggia a me. Non so cantare, non so suonare, ma qualcosa devo pure fare. Mi sorella ha 40 anni, col fidanzato da 6 anni, c'ha la lira manco che piagne, e gli dice quasi sempre, se sposamo da un par d'anni, ma lui la pensa come me, ora mi sorella le ha detto. Non so cantare, non so suonare, ma qualcosa devo pure fare, che mi piace e viaggiare, cantare e fare l'amore. Non mi interessa tanto il denaro, ma voglio la libertà, fare ciò che mi va. La vita è breve e domani proprio non si sa. La musica mi riempie la vita e va bene così. Invidia della gente che non approva le mie scelte. Sta sola musica, sta sola musica, ma che ce posso passare. Tutti noi ce l'abbiamo fisse, tutti. Fisse, passioni, per dire che ne so, tu ce l'hai qualche fissa? No. E dimmene una, dai. Una fissa tua, la dico io. Mi piace giocare a bocce. Tu pure ce l'hai passioni? Dimmene una, dai. La musica. La musica?
Vabbè, io pure c'avevo le fisse mie. A me piaceva il zozzerie. Sì, a me piaceva mescolare il gelato in mano, spalmare la crema, la marmellata, il miele. Solo che mo ultimamente sono fissa proprio in una cosa. Il nero di seppia. Cioè il nero di seppia al massimo, raga. Cioè ve lo dico, provatelo. Se volete farlo anche in zozzeria. Solo che è un problema, perché io tutte le ex fidanzate mie volevano fare il zozzeria. Manco una proprio, tutte sante, tutte serie, tutte stesse cose, due palle. All'ultima ci stavo quasi a convincerla. Alla fine gli ho detto, dico, famo qualche zozzeria ogni tanto, no? E questa dice, no, ma che sei matto? Allora gli ho detto, senti, fammi una cosa, se proprio le zozzerie ne devo fare, almeno dimmi qualche zozzeria ogni tanto. Questa mi guarda e mi fa, quando è per buttare la monnezza? Allora una notte ho fatto un sogno erotico. Scendevo di casa, andavo alla posta. Sono arrivata alla posta, ho preso il numeretto, mi sono messa a sede. È arrivata una bionda, una minigonna, i tacchi a spille, cazzarete. Questa mi inizia a guardare, dovevamo aspettare la posta, io la riguardo, questa mi riguarda, io la riguardo. Stiamo un'ora a far guardarsi così. A un certo punto questa si avvicina, mi viene vicino all'orecchio, la lingua mi fa così. Senti, ti va di andare a casa mia a consumare. Magari ci caschi, solo che io a casa mia non c'ho un cazzo da mangiare. Dico, c'ho solo due bottiglie di tavernello, dico, se poi era per quello. Dice, dai, dai, allora vieni, dai, ci vediamo, questo è l'indirizzo, mi dà un foglietto con l'indirizzo. Dice, vieni a casa mia, però mi raccomando puntuale, vieni alle 4 che non c'è nessuno. Allora dico, vabbè, vabbè, allora ci vediamo a casa tua, guardi l'indirizzo, conoscevo pure dove stava. Ho detto, vabbè, va. Lascio per Davos e vado a casa, vado a Pier Tavernello, poi ti trovo. Dopo dico, io fammi andare giù al supermercato a comprare un bel cartone dei gelati, tante volte questa. Poi già che c'è stavo, ho comprato pure 7-8 bustine lì delle sedie. Ho detto magari questa. Ti ripingo casa, che ne so. Insomma, mi presento là, 4-5, bello, un punto, con tutta sta roba. Allora, sono una volta, sono due volte. Oh, c'era proprio ragione, c'era proprio nessuno. Allora, ormai stavo là, mi metto proprio a suonare le latine, perché ormai stavo a far sogni erotici. Questa ci dovrà stare, magari sta al bagno, allora là, a suonare di corpo, proprio antigna su un campanello, 3-4 volte, proprio un tarzone talmente forte che mi sveglio dal sogno. Allora mi sveglio dal sogno, mi alzo dal letto, vado al citofono di casa, rispondo chi è? Non era nessuno. Allora. Una mattina dove andavo a lavorare, mi alzo, cioè io non ho mai lavorato in vita mia, però mi serviva per il monologo. Insomma, mi alzo, vado a più al treno, arrivo fino a Roma, arrivo alla stazione Terni, vado a più al 701, come arriva l'autobus pieno zeppo di gente, di che modo mi metto? Allora ho visto la parte centrale dove la gente ce ne stava un po' di meno, così però lì ai porte centrali tu puoi solo scendere un po' salì. Allora ho detto, vabbè, salgo uguale, non è che posso aspettare un altro autobus, salgo dalle porte centrali e mi metto là in mezzo alla gente, tutto stretto così, tutta la gente subito. Che fa? Scende la prossima. Ho detto, no, non devo scendere, dico però, e un attimo, come arriva la fermata, scendo, e mi faccio scendere e poi risalgo, no? Come arriva la fermata, io scendo,
ho fatto scendere per risalire. Mentre aspettavo così, all'improvviso me ne sento leccare l'orecchio da vetro. Dico, ma chi è? Sarà quella della posta? Mi giro piano piano. Chi mi trovo? Mi trovo una vecchietta con un barboncino in mano. Mannaggia, miseria. Allora ha detto, e mo che faccio? Io, vabbè, la vecchietta, lascio perdere. Allora faccio finta di niente, mi rigiro. E un'altra volta mi sento, oh, il cavallo di fino a dentro. E dico, che cavolo? Allora mi giro, dico, signore, dico, scusi, lo so tengo a stretto sto cagnolino. Questa mi fa, ma mica, che è successo? Che ha fatto il cagnolino? E dico, come che ha fatto? L'ha visto e mi ha leccato tutto un orecchio. A me è stato lui, L'altro giorno mi squilla il telefono all'alba. Mi quando lo sanno che si vede all'ora di pranzo dormo. Cioè, pronto, pronto, Claudiusciana? Io sì, so io. Mi senti, lo so che ti potrà sembrare uno scherzo, ma ci devi credere, sono Enrico Brignano. No, no, ci credo che sei Enrico Brignano. Te ci credi che io sono Sandra Milo e mi sono appena alzata dal letto? Che mi devi dire a Brignano? Cioè, come che te devo dire? Senti, io qui a fianco a me c'ho il mio agente. Mi ha detto che ti ha vista una serata, ha detto sei proprio un ragazzo simpatico, un ragazzo alla mano, uno proprio semplice, il classico ragazzo dalla porta a fianco, proprio uno che incontri la mattina al mercato. Senti, Abrignano, è inutile che mi sta a coglionare, se ti riferisci al chilo di cicoria che non ti ho pagato l'altro giorno, è inutile che sta a fare il matto, No, però sei proprio simpatico, pure te sei bravo a fare imitazioni. Che me devi dire a Brignano? Dai un po'. Cioè, senti, io ti voglio dire che devo girare un film con la produzione della Rai. E niente, sto a cercare un personaggio che mi fa il gommista, avevo pensato proprio a uno come te. Ma uno come me come? Cioè, uno come te un po' così. Ma un po' così come? Un po' così. Io ma così come? Fisicamente? Cioè sì, un po' pelato, bruttarello, però simpatico. Oh, bruttarello. Insomma, che dobbiamo fare? Se dobbiamo incontrare? Cioè sì che ci dobbiamo incontrare. Se vediamo domani mattina in zona Prati, lo conosce il Barbagni? Dico, sì che lo conosco il Barbagni, la zona Prati. E invece vediamo domani mattina alle 10 là. Dico, Brignano, dico, scusami una cosa, dico, io sono De Ciampino, io arrivo fino a Prati, a me mi costa 6 euro, arrivo fino a laggiù, un po' vieni te a Ciampino, un attimo, vieni, sei Brignano, c'hai i soldi, c'avrai pure l'autista, vieni un attimo a Ciampino, al bar, sotto casa, se facciamo due chiacchiere, discutevo, no? Io non è che posso stare a perdere tempo con te, prendi questa occasione al volo, cioè. Dico, vabbè, Brignano, non ti arrabbiare, che vengo io domani mattina in zona Prati. Insomma, dicevo, vabbè, ci vediamo. Attacca il telefono. Ho detto, non fa mai a sentire chi è sto cazzaro, no? Allora, la mattina dopo mi alzo proprio all'alba, all'alba quella precedente. Arrivo là, sono a Prati, entro davanti, guardo dentro e non c'era nessuno. Guardo in fondo, avevo Brignano. Cioè, Brignano mi stava aspettando a me. Ci potevo credere, 6 euro spesi bene. Allora, più coraggio, dico, wow, 6 euro? Ma quello è Brignano davvero? Cioè, io l'ultima volta per vederlo ho speso 50 euro al sistema. Ero un cantino di merda. Insomma, più coraggio, vado là e faccio, ciao Enrico, sono Claudio. Chi, Claudio Sciara? Dico, sì, sono io. Dice, guarda, dice, ammazza proprio puntuale come i professionisti, 5 minuti prima, ti hai visto? Senti, dice, allora, prima che facciamo tutta la pratica, io qui ho i contratti standard. E dico, ma mo che c'entra la standard? No, il contratto standard, quello che facciamo a tutti i professionisti. Ah, il contratto standard. Io, senti, Brignano, io ti devo dire una cosa, però. Prima di parlare del contratto, del suo lavoro, dico, io sto a lavorare con questo, io faccio piano bar a Marino, dentro il ristorante. Dico, lì mi danno 75 euro tutte le sere, più mi danno la cena. Te qua che me dai? Cioè, io devo rinunciare al lavoro mio. Come che te damo? Qua te damo 7.000 euro per una settimana di lavoro. 7.000 euro.
1000 cucuzze al giorno. Mamma la data la cena. Guarda, là c'è stato un ristorante, o se no lì te danno il cestino, come un asilo. Cioè, guarda, allora dice, prima di firmare sta cosa, te devo dire l'ultima cosa, dovrei girare le scene, tu fai il commissario, arriveranno dei clienti che ti porteranno la macchina, l'ultimo cliente sarà Gigi Proietti, e tu dovrai cambiare con me la macchina di Gigi Proietti. Gigi Proietti. Cioè, tu mi stai a dire che io devo girare il film con te e Gigi Proietti. E anch'io, dice mia madre, quella capirà, quella memoria. Mi hanno telefonato l'altra settimana che mi avevano preso da un zecchino d'oro che proprio ho fatto 30 anni fa. un attimo di tregua, dico, perché cioè io ce l'ho rifletto, questa cosa per me è troppo forte. No, aspetta un attimo, ce l'ho rifletto. Ma che ce devi riflettere? Cerca di prendersi occasione al volo, ma quando te ricapitano più, cerca di svegliarti, svegliati, sono tua madre! E certo che t'ho svegliato, il telefono di Enrico. Enrico chi? Brignano. Ma qual è Brignano? Enrico è il fruttarolo qua sotto. Ha detto, se te sbriga andai a pagare la città, che le fa una faccia così. Ci aspettavo un applauso, mo entravo. Io, come dicevo, ho fatto tante esperienze lavorative col piano bar, villaggi, la vita crociera, i traghetti veramente. Anzi, quelli sono stati proprio quelli che mi hanno formato di più, perché voi immaginate su un traghetto che fa avanti e dietro tutti i giorni, per 6 mesi, per anni, a fare sta cosa, cioè è una cosa proprio strana, particolare. Tu ti svegli tutte le mattine, un giorno a Civitavecchia, un giorno a Palermo, un giorno a Civitavecchia, un giorno a Palermo, tutti i giorni con questa manfrina. Quindi uno si deve pure organizzare, si deve organizzare con quello che c'ha. Io mi sono organizzato con 2 biciclette vecchie, ne ho comprate 2, ne ho messa una a Civitavecchia e una a Palermo. Poi dopo un po' ci ho mancato la macchina, ho detto vabbè, mi compro 2 macchine vecchie, io già me le compro già vecchie e già intruppate, così possono solo migliorare. E ho messo, insomma, c'avevo tutto doppio, poi c'era una fidanzata a Civitavecchia. Comunque, niente, sti traghetti, io ho fatto su quello per Palermo, sono stato tanto tempo, ho fatto un'esperienza unica, perché un pubblico differente, 100 persone a sera, tutte le sere, è una palestra, io la chiamavo la palestra. E niente, e facevo una vita un po' particolare, perché la mattina io quando arrivavo a Palermo e andavo a spasso, cioè facevo niente, aspettavo la sera alle 7 di lavorare, lavoravo la notte. Allora giravo per Palermo e vedevo delle cose che magari le persone normali che fanno dei lavori normali non vedevano, perché chi va a lavorare di corsa, chi va a piedi di corsa, chi va in piscina di corsa, fanno tutto di corsa ormai, no? Io invece vado lento, che si vede? A me piace andare lento, tanto che cura fa? Tanto sempre alle 7 dove andare a lavorare su sta nave, la nave va lenta, non è che cure. E quindi mi godevo delle scenette o delle cose che magari tanta gente non si sofferma e neanche se ne accorge. Per esempio, una scenetta carina che ho visto a Palermo è che il signore al mercato gli ha detto a quello del mercato, dice, ciao, che me dai 3 chili di mele? Quello gli ha detto, dice, come vai, queste gialle e queste rosse? Dice, uguale, tanto le devo sbucciare. Poi
Poi c'è stati i cartelli, quelli dei negozi, no? I negozi mettono certi cartelli che se li guardi bene scrivono delle cose allucinanti. Cioè a Palermo ci stanno le carnezzerie, che sono le macellerie nostre, loro le chiamano le carnezzerie. Sulla carnezzeria c'era scritto: questa carnezzeria aperta la domenica solo per polli. Il martedì e il venerdì si aprono anche le cosce. Poi c'è sta Ottica Polifemo, svende tutto a metà prezzo. A Ferramenta, sega a due mani e denti stretti 50 euro. Anche a colori abbiamo anche il fai da te. Ma la più bella era quella al cimitero. Era al cimitero, è spettacolare. Era il fioraio, ci ha messo un cartello con scritto: se mi cercate sono al cimitero. E sotto il rosso: vivo. Di qua arrivava a Roma, città eterna, c'è il Colosseo, i Fori Imperiali, c'è un sacco di monumenti, di cose belle, c'è Porta Portese. Sì, ma no, Porta Portese è il mercato, è il giornale. Il giornale Porta Portese è spettacolare, per noi che famo sto mestiere, cioè, è proprio, cioè, ne prendiamo di tutti i colori. Si annunci: regalo cucciolo mastino, docile e affettuoso, mangia di tutto, gli piacciono i bambini. Vedovo, vende organo inutilizzato. Vedovo sessantenne, grandi baffi, cerca donna, vari requisiti. E la ragazza, cioè, la più bella era questa: cercasi un uomo di razza, che bastardo, già ce l'ho pure. Dell'altra sera, non ho capito perché è luce e cose, per battere le mani al contrario. Comunque, il problema è che a me mi fanno le fotografie, le solite alle serate, tutto il pubblico mi fanno le fotografie dal posto e me le mandano, e quindi io quando mi mandano queste foto sto sempre da solo, c'è mai nessuno. E mia madre mi dice sempre, dice: ma non c'è mai nessuno, e mai sarà di fare. E io ho detto: no, c'è stato, solo che mi fanno le foto. Allora, e io devo chiedere un favore stasera, per me fargli vedere, e volevo fare una fotografia, un selfie con voi. Va bene? Vai, sì. Vai, vai. Fammi un suo selfie, va. Mi sa che stasera. Allora, di solito i selfie se fanno e voi dovete poterale fa finta che vi state a divertire. Quindi dovete tipo alzare le mani, sorride e fa finta che vi siete divertiti, che vi state a divertire, che stanno a fare chissà che. Aspetta che così bello. No, basta poi un attimo solo queste luci per vedere se accendi quelle donne sul pubblico, se viene meglio. Fermi tutti, maravina! Allora, io lo dico, Basta quanto sono brutto. 1, 2, 3, via! Ma sei un moscerino! Non si è
Non si sentono gli applausi. E niente, ma la telecamera è accesa? C'è. Pure la telecamera, quindi volevo far vedere pure un pezzetto che canta la gente. C'è. Se io faccio così. Volare! Oh! Così. Poi una sera si sono ammazzati da solo. Vamos alla playa! Oh, 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 oh. Vamos alla playa! Oh, 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 oh. Vado a vivere in campagna! Ah. Ale! Nel continente nero, allora ti chiamerò trottolino amoroso. Questa no, mi prego. Grazie.